sempre vinto per 2-1 qui allo stadio Barbera. Da quando il Napoli è tornato in Serie A si comincia adesso con gli azzurri che battono per primi. Avanti Napoli! Avanti Napoli! Siamo tutti con te. E poi ancora Silvestri, l'ex difensore del Catania. Prova a servire centrale verso Budan. Lo scambio è preciso con Della Rocca, fermato ancora Miccoli, attenzione, sfugge bene ancora Vasquez, il destro, la parata di De Santis. Napoli che si salva. Napoli al secondo minuto di gioco con l'occasione capitata tra i piedi di Igor Budan. Napoli che adesso invade la tre quarti del Palermo. Gargano a cercare Pandev, riesce a girarsi, ancora Pandemonio, serve palla per Maggio in area di rigore, attenzione, Napoli che non va al tiro. E poi prepara il destro a spiovere in area di rigore, gran mucchio di testa, schiaccia Muñoz e poi libera lo stadio San Paolo. Inler allarga per Maggio, Superbike appoggia il pallone a terra, tu per tu con Barreto, lo scambio con Pandev, prova ad evitare Balzaretti, perde il contrasto, poi Barreto, c'è Gargano, anticipa tutti, ancora Pandev per Gargano, provaci il destro, pare il pallone Benassi, sia Prandelli per l'Italia che Sabeja per l'Argentina. Ancora Pandev, largo per Dossena, spazio per crossare, effettua il traversone, teso in area di rigore, di testa Cavani, alto! Che peccato il Matador. Il primo squillo del giustiziere divino, fischiatissimo al pubblico dello stadio Barbera, si è staccato bene dalla marcatura di Cetto e poi, guardate qui, recupera palla Gargano e poi Miccoli la riconquista per Barreto, verticale, profonda a cercare Budan, esce il pirata Morgan, allontana di forza, bravo Morgan De Santis, sempre lui, sempre il pirata. Campagnaro a cercare Cavani, allarga bene per Dossena, la partita che si infiamma, effettua il lancio, il passaggio di torno per Cavani, colpo di testa e stavolta Benussi compie il miracolo col telecomando. Cavani aveva colpito questa volta, colpo sicuro, guardate qui, guardate qui, con la zuccata piena alla fronte, palla che stava per Napoli che ricomincia a giocare con Napoleone Inler. Eccolo qui, Gokan il barbaro. Servire ancora Dossena. Di prima intenzione per Amsic che scatta bene tra le linee, ancora il traversone teso in aria, di testa Cavani, stavolta va fuori. Stavolta ha incrociato male. Ancora Palermo in zona d'attacco, proprio con Migliaccio. Budan a cercare ancora Vasquez. Occhio adesso, ci prova l'argentino, il traversone a spiovere, di testa allontana Maggio, abbiamo rischiato. L'azione non è finita, ancora Della Rocca. Miccoli prepara il destro, ora dente al lato, nulla di fatto. Vediamo Campagnaro in area di rigore a cercare Maggio, spizza di testa, poi ci prova Inler con la rasoiata di sinistra che termina là. Ancora Barreto, rimette centrale per Budan, ha evitato Cannavaro, attenzione, è entrato molle Cannavaro in questa circostanza, ancora Budan, no, Vasquez alto. E meno male, ancora Gargano e largo Maggio, ci prova Gargano con questo destro, mamma mia, segue la palla aronica, è più lesto di Vasquez e poi appoggia ancora per Dossena, si gira bene il traversone, ancora in area di rigore, un mucchio e poi Cavani controlla il Matador, tiro cross, rischia il Palermo che si salta. Napoli che riparte, Gargano servito da Amsic e poi la palla ceduta a Cavani, davanti a sé Barreto, buono l'inserimento di Gargano, va veloce, dai, mettila bene Wally, in area di rigore, giro di Pandev, e se ne sono arrete, si gonfia la rete, Napoli in vantaggio con Goran, Pandemonio, che pandemonio, ci hai portato in vantaggio con questa azione alla mano, spettacolare del Napoli, con Wally Gargano, irrefrenabile, inarrestabile, ha messo in mezzo questo pallone, guardatelo qui, guardate Gargano, alza la testa, vede Pandev, controlla il becco sinistro, pam, gonfia la rete per la prima volta, Napoli in vantaggio, eccola qui la giostra che ricomincia a girare veloce anche nel 2012, avanti Napoli, ti vogliamo vincente, vai ad inseguire, quella lassù, avanti Napoli. 3 minuti fa, con un sinistro sul primo palo, ma nulla avrebbe potuto il portiere del Palermo. Attenzione adesso al Palermo che aziona l'attacco con Miccoli, 1 contro 1, sinistro alto, nulla di fatto, c'era Campagnaro su di lui. Si prosegue con il Palermo, Barreto a cercare Budan, non diamogli spazio, attenzione lì Budan e poi il sinistro al lato di Miccoli, messa in gioco a favore degli azzurri, ultimo tocco è stato di Vasquez, ecco il Napoli che prova la ripartenza ancora con Inler e largo Cavani, dai Napoli, dai Inler, alza la testa, ecco Pandev, dai la doppietta, il
fuori. Che peccato. Che peccato, occasione fallita da Pandev, che si dispera. Guardate lì quel pallone, di quanto! Non è finito nel set della porta di Benissimo. Fischia l'arbitro, parte Miccoli a spiovere in area di rigore. Attenzione, Migliaccio, il pareggio. Ma da! L'arbitro cosa è su? Annullato. C'era Migliaccio in fuorigioco. Gol annullato. E meno male. Eh sì, era in fuorigioco. Alle spalle di tutti, però ci siamo lasciati sorprendere. La sensazione era del fuorigioco di Migliaccio. Eh sì. Rivediamo. Sì. Migliaccio è in fuorigioco. Migliaccio è in fuorigioco, è stato molto bravo, che chiama un compagno di squadra vicino a sé. Scambiato con Hamsik. Ancora per Gargano, da questi a Pandev, prova il sinistro, una finta, va sul destro, ancora Pandev, ci riprova! Smanaccia Benussi, la palla raccoglie. Ribatte Maggio, recupera Barreto. E il paraguaiano che appoggia in aria verso Miccoli, il tocco, la parata di De Santis. Campagnaro mette in verticale per Hamsik, si gira bene, scatta ancora Orocolato, dai dentro, ecco il nostro patrimonio Lunesco, l'appoggio per Cavani, prepara il destro, giro, che gol del Matador Cavani, tutti in piedi, standing ovation, eccola qui, il cerchio della felicità del Matador Cavani che piange lacrime e applausi per lui, per lo strepitoso gol del Matador Cavani, mamma mia! Ci siamo spellati le mani, chiede anche scusa, applausi e lacrime per il Matador Cavani. Guardate qui, che destro preciso sull'angolo più lontano, che batte per la seconda volta il portiere Benussi. Avanti Napoli, su Napoli, comincia la risalita con questo gol spettacolo del secondo tempo, ha segnato il Matador Cavani, il nostro giustiziere divino con la spada sempre affilata. Anche in questo nuovo anno, mentre vediamo questo tiro cross di punta. Ancora da Campagnaro, Ugo Boss, verticale per Hamsik, prova a girarsi, scatta il Matador. Ecco Hamsik nel ruolo di assist man a cercare Maggio. Parte bene il traversone, in controtempo, ecco Pandev, deviazione il palo. Sfortunato Pandev. Si rammarica, punizione per il Palermo, già battuta. Balzaretti, servito da Alvarez. Ancora Balzaretti, stringe centrale, fermiamolo lì, Migliaccio, attenzione a Migliaccio, anche a Migliaccio! Traversione, deviato e calcio d'angolo. Campagnaro, Hamsik e poi Hiller, farla girare subito di prima, go Gokan, fino in fondo Gokan, ancora Gokan, la palla che viene inseguita ancora da Hiller. La mette dentro per Hamsik, ancora Hamsik, Adorante, si gonfia la rete, mare chiaro, Hamsik ha gonfiato la rete, l'abbraccio affettuoso voluto a Gokan Hiller, che gli ha servito il pallone magico, ed eccolo qui, il nostro patrimonio dell'UNESCO, che segna il quinto gol al Palermo, e lo va a festeggiare con il nuovo arrivo di Lucas, il gol dedicato a suo figlio Lucas. Guardate qui, mare chiaro, evita Benussi e poi gonfia la rete per la terza volta. Avanti Napoli, il 2012 sta cominciando alla grande, ricomincia la risalita degli azzurri, per il momento stiamo riacciuffando la roba, poi tutti quanti gli altri. Avanti Napoli, 3-0 per gli azzurri, 3-0 per noi. Questa è una ruota panoramica, la giostra azzurra che gira veloce, la ruota panoramica che ci porta in alto, sempre più su in classifica in Europa. Su Napoli. Pandev, Gemaili ha evitato in tromba Barreto, ecco ancora il branco di Cannibali con Cavani, esce Benussi e poi è il portiere del Palermo. Cannavaro, la sciabolata profonda a cercare l'inserimento di Maggio, che vince un rimpallo, ancora Maggio, ecco Maggio in aria per Pandev, fermato Balzaretti, serie di finte da parte di Zuniga, che entra in aria, ancora Zuniga, ci prova col sinistro, anzi no, poi finta, Pandev mette col sinistro, palla fuori. Ha cercato un pallonetto, la palla. 42 minuti e 54 secondi. Palermo in avanti, colpo di tacco di Memeti e poi Cannavaro, il tackle scivolato. Balzaretti, traversone, Miccoli di testa, è un bel gol di Miccoli. Brucia i difensori del Napoli, applausi per Miccoli. Gol meritato per l'attaccante del Palermo, che almeno rende meno amara questa sconfitta e segna il gol per il Palermo
con un bel colpo di testa anticipando Aronica sull'angolo più lontano. Guardate Piccoli, diagonale, traiettoria è impossibile da parare per Morgan De Santis, e quindi al 43esimo minuto del secondo, ancora qualche istante, poi la partita verrà messa in archivio. Campagnaro, Inler raggiunge il pallone, l'arbitro dice che può bastare. 47 minuti precisi di fischi dello stadio Barbera, il Napoli ha vinto per 3-1, ha espugnato lo stadio di Palermo dopo 43 anni. Da 4 anni di fila gli azzurri perdevano per 2-1, stavolta la partita è stata in possesso del Napoli grazie ai 3 gol segnati dal tridente azzurro. Al 34esimo primo tempo Pander, al numero di presa Cavani, al 15esimo Amsic e poi Miccoli, al 43esimo Napoli che adesso va all'inseguimento dei primi posti. Ci fermiamo qualche istante e poi torneremo qui allo stadio Barbera di Palermo.